Siamo al Teatro Manzoni con Vanessa Gravina, Paolo Triestino, Giulio Corso per Testimone d'accusa che sarà in scena fino al 29 di ottobre e aprirà la stagione di prosa appunto del Teatro Manzoni. Buongiorno a tutti e benvenuti su SMS News Quotidiano. Allora, innanzitutto io vorrei chiedervi se ci presentate brevemente i personaggi che porterete in scena. Dunque, noi rappresentiamo soltanto una piccola compagine, diciamo, della compagnia che racconta il testimone d'accusa. Noi siamo 11 in scena e questo per me, mi sento di dire, che è uno dei pregi di questo spettacolo, no? Cioè uno spettacolo finalmente di nuovo grande, con tanta gente sul palco. Cosa giochiamo noi? Noi siamo Romain Elger, Sir Wilfrid Robarts e Leonard Ball, che sono, diciamo, il magic trio di questo spettacolo, che tesse un po' le fila di questo dramma giudiziario, di questo legal drama eccellente. Quindi, da una parte, Leonard Ball, che è questo ragazzo accusato di aver ucciso la povera signorina Mary French. Dall'altra parte, Romain Elger, la moglie di questo ragazzo, una donna tedesca salvata, strappata alla guerra. Da una Berlino Est. In macerie. E poi Sir Wilfrid Robarts, che è questo grande legale di Londra, che verrà chiamato, diciamo, a difendere il nostro Leonard in questo processo. Ecco, una cosa che ci viene detta sempre, come diceva Giulio, no? Che alla fine, i ringraziamenti, insomma, poi, venendo anche da anni di pandemia non facile, con spettacoli rigorosamente a due personaggi, tre perché di più non si può essere, poi ci sono dei costi importanti, quindi chiaramente il teatro poi deve rientrare di tante voci. Ecco, vedere in scena tutta questa macchina scenografica, questo comparto attoriale, questa recitazione comunque rigorosamente moderna ma tradizionale insieme, che quindi porta, diciamo, il pubblico dentro a una dimensione dell'epoca ma con personaggi reali che sono assolutamente vivibili e conoscibili ai nostri giorni, è veramente un'apoteosi. Io mi auguro, spero che anche proprio a Milano ci sia questo riscontro, perché noi dove siamo stati, vero Paolo, siamo stati, abbiamo avuto davvero delle ovazioni e noi per primi, come diceva anche Giulio, ci emozioniamo continuamente all'interno di questo spettacolo, che è un colpo di scena dietro l'altro, che non dà tempo allo spettatore di annoiarsi per un nanosecondo, e questo credo che sia importante, perché insomma fare un teatro che sia anche avvincente, spettacolare, che tenga il pubblico incollato con l'attenzione, credo sia fondamentale. Ah. Io concordo pienamente con i miei colleghi, hanno detto tutto loro, io di mio posso soltanto aggiungere la classica frase, che ma mai come questa volta è vera, non ve lo perdete, perché sarebbe veramente un peccato. Come diceva, come raccontava giustamente Vanessa, ovunque siamo andati è stata un'accoglienza festosissima. E davvero la parola più ricorrente alla fine dello spettacolo è grazie. Grazie per cosa? Io poi non l'ho mai chiesto, perché uno nel fine spettacolo dice prego, no? Però nei loro occhi leggiamo proprio la gratitudine per due ore passate incollati alla poltrona, con la testa sul palco, con i pensieri su quello che sta vedendo, e credo che questo, in un periodo così, sia davvero un grandissimo regalo. Regalatevi due ore di divertimento puro, divertimento nel termine, nell'accezione più nobile del termine, e insomma, venite e moltiplicatevi. Tutto condito da grande ironia, ecco. Ecco, infatti volevo chiedervi, proprio a livello attoriale, qual è l'aspetto più interessante che avete trovato nel portare in scena questo testo e questi personaggi? Allora, io credo che sempre la cosa più interessante al teatro, per il pubblico che assiste, è vedere le relazioni, no? La relazione all'interno, diciamo, di quello che accade in scena tra i personaggi. Se c'è una cosa che non si sopporta in teatro è quando l'attore va a macchinetta dicendola bene ma non ascoltando, tra virgolette, l'altro, che non significa sentire, no? Ma significa proprio ascoltare. E devo dire che questa cosa, no, che noi ci ripetiamo ogni sera, chiaramente
il rischio del teatro che ci possa essere una suefazione a un certo punto, no? Nel ripetere ogni sera. Ma se tu invece ti imponi, come Agatha Christie ti aiuta, servendoti le battute sul piatto, a creare dei meccanismi spiazzanti di controtempi, di battute, di attenzione a quello che dici, soprattutto nella reazione dell'altro, allora lì si crea un'alchimia perfetta, che è la cosa che diverte noi, altrimenti ci annoieremmo perennemente in scena a ripetere sempre le stesse cose, quindi lo spettatore si annoia poi insieme a te. Invece, quello che dicevi, no? Il meccanismo di relazione, continuamente uno sull'altro. Per esempio, se il nostro giudice, interpretato da Sergio Mancinelli, mi dice una cosa in un certo modo e il giorno dopo la cambia, tu ti relazioni di conseguenza, perché è un'altra intonazione, è un altro umore, è un'altra modalità. Così come accade con lui, no? Cioè il teatro è quotidiano, è un po' quello che ti insegna la scuola napoletana, no? Che tu vedi gli attori in scena e sembra che proprio nascano lì in quel momento, no? Che celebrino lì la vita, forse più lì che fuori dalla vita. Questo credo sia interessante per non annoiarci noi e soprattutto per non far annoiare i nostri, no, Giulio? Hai usato alcuni termini che mi hanno fatto venire in mente un parallelismo con lo sport, dici tu cosa, col tennis. E non c'è cosa più, sì, non c'è cosa più bella, no, che vedere i grandi giocatori che giocano un singolo l'uno contro l'altro. Cosa ci piace? Ci piace vedere i grandi giocatori, ma non quando la palla si ferma, quando il punto finisce. A noi piace vederli sfinirsi in questo gioco che soltanto i grandi reggono, no? Ci tengono sospesi col cuore in gola, no? E questo è quello che fa il testimone d'accusa. Io ho il privilegio di lavorare con attori veramente grandi giocatori e appunto, come ha detto Vanessa, mi sento di dire che qui non è sulle singole interpretazioni il fatto, ma sulle relazioni tra gli attori e tra i personaggi che vestono. Non ci sono psicologismi, non c'è tempo per riflettere in questo spettacolo, né noi ne abbiamo in quanto personaggi, né il pubblico ne ha in quanto spettatore. Noi andiamo dove la Christie ci porta. Quindi questo è un campo da gioco in cui arriviamo alla fine e né noi né il pubblico sa effettivamente come siamo arrivati lì. Ci ha condotto una grande penna, è quella di Agatha Christie. Sì. Non lo perdete questo spettacolo, non capita sempre di vedere gialli così, così importanti, così ben scritti a teatro. Il teatro non è un posto dal quale noi torniamo a casa con la sensazione di non avere capito e di sentirci instupiditi. Il teatro è un posto dove noi veniamo condotti per mano e poi lasciati camminare soli, per capire come siamo belli, a volte come siamo brutti, in ultima analisi per capire come vivere meglio. E, cioè, e questo spettacolo lo fa, cioè ti tramortisce, torni a casa e sei nuovo. E hai voglia di tornarci a teatro. No, io non aggiungo altro, Giulio questa ha tirato fuori, i miei onorevoli colleghi si sono degnamente, io non aggiungo altro davvero, se non venite, venite, venite. Ok, allora ricordiamo l'appuntamento con Testimone d'Accusa, con Vanessa Gravina, Paolo Triestino, Giulio Corso, Teatro Manzoni fino al 29 ottobre. Vi aspettiamo. Ciao ragazzi.